Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Dybala! E c'è il palo! Vasevic. Neuer. Josip Iličić. Iličić. Gioca con un pallone lungo. E il portiere la fa sua. Provano a ripartire da dietro. Alessandro. Si ricomincia dal portiere. Cerca un varco con un pallone lungo. Iličić. Inventa nello spazio. Da lì può colpisce il pallone. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Un passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno in quel modo. Dybala. Numero. Quadrado. Arriva il cross di Quadrado. C'è il colpo. Para con grande sicurezza. Impossibile tirare in queste condizioni. Lo hanno intrappolato. Bentancur. Traversone in arrivo. Allontana la minaccia. Ottimo disimpegno, fondamentale. Rabiot. Bentancur. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Prova ad andare via con eleganza. Fa sportellate con il suo marcatore. C'è il cross. Pallone al sicuro tra le braccia del portiere. Bentancur. È davvero una bella serie di passaggi questa. Morata! Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Bentancur è stato molto attento. Il passaggio dell'avversario lasciava a desiderare, è vero, ma lui ha avuto una buona intuizione e ci ha provato. Larga e gioco con palloni a sinistra. Bonucci. Chiesa. Bentancur. La gioca a sinistra. Elegante. Morata può provare e c'è il gol della Juve. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Juventus segna il gol che sblocca la gara.
Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Pallone lungo in verticale. Traversone verso il centro. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Allontana il pallone. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale suo. La mette sulla sinistra. Bel gesto tecnico. Alessandro. Bentancur. L'appoggia sulla fascia. Cross deviato dal difensore, corner. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. E trova bene il compagno. Fuori! Non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo... Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Neuer prova a prolungare. È posizione irregolare però. Bonucci. Rabiot. Chiesa. Tentativo di allungare il gioco. Intercetta il passaggio, pericolo. Spazza via. Alessandro cerca lo spunto, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pasalic. Freuler. Ecco Zapata. Opportunità per il Licecci. L'avversario ha avuto la meglio. Chiesa. Rabiot. Solo un gol tra le due squadre, vantaggio fragile. Prova la giocata di Fino. Rabiot. Non può sbagliare. Dybala! Che parata! Certo, non un intervento di Rubini. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Pasalic. Scodella in avanti. Niente di fatto, azione interna. Mostrano un buon controllo del gioco. Si fa trovare sulla tre. Un passaggio deleterio. Alessandro. Bentancur. Morata, opportunità. A sinistra con il passaggio. Riceve la palla. La conclusione. Il loro attacco si sacrifica molto. Guarda come si muovono verso l'esterno per creare spazi. Questa non è una soluzione che in genere ti piace molto, vero? Non molto. Non sono mai stato un grande stimatore di questa tattica. Soprattutto non mi piace l'idea di portare via dall'area di rigore gli attaccanti, gli uomini che hanno maggiori capacità di segnare. Non è quello il loro posto in campo, è un lavoro che aspetta le ali. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo.
c'è la palla lunga in avanti. Qui cercherà il tiro. Non potevano trovare il gol in un momento migliore. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Resto convinto che avrebbe dovuto cambiare prima, forse ha voluto dare alla squadra la possibilità di reagire sul campo. La reazione non c'è stata e giustamente ha cambiato. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Bonucci. Alessandro. La Juventus è ancora in vantaggio per 2-0 e non manca molto alla fine. Da lì può crossare. Alessandro. Palla oltre la linea, gioco fermo. L'Atalanta ha optato subito per un altro cambio. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Bentancur, di forza. Rabiot. Dybala. Palla in avanti verso il compagno. Palla in profondità per il compagno. Attenzione, buona, in gioco. Alessandro, lungo passaggio in avanti. Morata allarga il gioco sulle fasce. Alessandro, ottimo dribbling. Ed ecco il cross, può colpire. Ci sono andati vicini, ultima azione della partita. Non c'è più tempo, finisce qui. Giocatore del settimo cielo e anche i tifosi hanno vinto la partita con una prestazione davvero convincente, anche al di là del risultato. E tu? Cosa ne pensi?